Assidui nella contemplazione e nella preghiera, semplici e poveri, obbedienti al Vescovo di Roma, siete impegnati anche nel presente a vivere nella Terra Santa accanto a fratelli di diverse culture, etnie e religioni, seminando pace, fraternità e rispetto. Sono le parole di riconoscenza che Papa Francesco ha rivolto al custode di Terra Santa, Padre Francesco Patton, nel messaggio in occasione degli 800 anni della presenza francescana. Una ricorrenza che ha visto anche la visita del cardinale Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, nei luoghi ove tutto ebbe inizio. La presenza mia come latore di un messaggio speciale del Papa per questi 800 anni era quello di portare un incoraggiamento molto grande non solo ai francescani che stanno compiendo un'opera straordinaria nella custodia, nel mantenimento, nell'assicurare tutta l'assistenza ai pellegrini che arrivano a questi luoghi santi, ma anche alla comunità cristiana. Un incoraggiamento per dire: ecco, voi qui mantenete viva la fiamma della presenza di Gesù attraverso il vostro apostolato, la vostra missione, e incoraggiare soprattutto i cristiani locali, che purtroppo sono diminuiti tanti in senso di cristiani locali, ma che sono aumentati anche per la presenza di altri cristiani come i filippini che lavorano in Terra Santa. In 6 giorni il porporato ha potuto non solo apprezzare la missione dei francescani nel mantenere viva la memoria del passaggio di Gesù, ma anche incontrare realtà assistenziali, educative, di accoglienza e di promozione della cultura e della storia dei luoghi santi. È stato anche un grande momento di speranza. Perché, per esempio, ho visitato, che già la conoscevo, la nostra università di Betlemme, questa università dove il 70% degli alunni sono musulmani, ragazzi e ragazze. È una università non di queste mastodontiche, una piccola università, ma il fatto che ci sia sostenuta dalla Chiesa una università che dia questo spazio ai nostri fratelli musulmani, ai giovani, ovviamente con tutta la nostra cura perché sia un luogo di pace, di incontro e di dialogo. Questo è un incontro che ho avuto con una speranza di un mondo nuovo che tutti cerchiamo dopo tutte queste cose che succedono, con la guerra, l'ISIS, la violenza, l'odio, la divisione. Pensare che possiamo conservare e crescere nella speranza di un mondo nuovo dove tutti quelli che appartengono a tutte le religioni possano vivere un mondo di pace, di giustizia e di libertà. Riguardo alla situazione dei cristiani in Terra Santa, quali sono le sfide oggi? È la convivenza tra le diverse religioni. Lì sono i posti dove si potrebbero vedere realizzati questi sogni che tante volte sono oggetto di conferenze, di dialoghi, eccetera, ma che lì bisogna viverli concretamente. E quindi questa presenza cristiana a Gerusalemme, coesistendo con gli ebrei, con i musulmani, è sempre un messaggio, è sempre una testimonianza, una parola al mondo di speranza per un futuro di giustizia e di pace.